Ehi, salve bella gente! Guarda, guarda che cosa sta succedendo qui! Oh, sì. Ehi ragazzo, sei molto alternativo e tu hai uno splendido look! Wow, sei il benvenuto ragazzo, tu sei il cliente più cool che abbiamo mai avuto qui. Oh, ti ringrazio, ehi, anche tu non sei niente male. Cosa ne dici di accomodarti al tavolo riservato ai VIP? No, grazie, aspetto che arrivi il tipo più cool in assoluto. Oh, eccolo là, ehi, sono qui, Squiddy Boy. Tu sei venuto con lui. Sì, ma è lui che è venuto con me. Infatti lui è il mio amico. Lo avete sentito, gente? Lui è il mio migliore amico. Salutatelo. Beh, si vede che lui è molto cool. Non ne sono sicuro, ma c'è qualcosa che puzza di noioso. Ehi, cool Bob, cosa ne diresti di cantare a questo fantastico pubblico qualcuno dei tuoi meravigliosi pezzi di jazz? Oh no, Squiddy Boy, non credo che sia il caso. Sì! Allora, d'accordo, magari solo una canzoncina e poi tolgo il disturbo. E io ti accompagnerò col dolce suono del mio clarinetto. La! Piaciuta la gag? No, è terribile! Ehi, che cosa ne diresti di usare la sordina? Tutti i grandi musicisti jazz la utilizzano, sai, ma molto di moda. Sì, è vero, è come dici tu. Suonare con la sordina è cool. E one, e two, e bob bubbly boo. Cool, sì, davvero cool. Il prossimo pezzo è dedicato a tutte le... signorine! A te il microfono, Squiddy Boy! Inizierò il mio solo con una nota altissima, eccola qui! È ora di interrompere lo show! Adesso basta! Se a me non è permesso di essere cool, allora non lo sarà più nemmeno SpongeBob! Ecco, adesso cado! Tutto bene, grazie. Ehi, ho di nuovo lo stanzio tra i denti. Cos'è successo? Guardatelo, lui non è cool, è una spugna gialla. È un impostore che si è preso gioco di voi. Scusatemi. Ehi, lo avete sentito anche voi? È ritornato il mio fischio. Che senso ha mettersi a cantare quando si può fischiare? Oh no, ci risiamo. Cosa succede adesso? Perché schioccate le dita? Smettetela! Non avevo mai sentito prima un suono così perfetto! Dobbiamo seguire l'esempio più cool! Volete sapere una cosa? Se bisogna fischiare per essere considerati dei tipi cool, allora io non voglio più essere cool. Basta, non mi interessa! Sono pronto! Smammate polso, sarà peggio per voi!
SpongeBob, ma che cosa sei venuto a fare qui? Squid! Ti prego, mi sono unito agli Sharks per fare amicizia, ma devo combattere con loro per liberare Gary e poi dovrò cambiare identità, ma tu non sei mio nemico, quindi come faccio? Cosa stai blaterando, cervello di gelatina? Noi siamo un gruppo! Siete un gruppo? In che senso? Un gruppo di ballerini, testa bucata! Infatti siamo qui per una gara di ballo, non per un combattimento! Ma perché quelle ragazzine hanno urlato e sono svenute? Oh, niente, quelle sono le nostre fan. Fanno sempre così, urlano e svengono. E il fruttivendolo allora vi ha regalato la frutta e poi è scappato via. È un tipo tutto matto, ha sempre paura che non mangiamo abbastanza frutta. Perché fa bene all'intestino. E quell'altro signore ha detto che avete sfasciato tutto il locale. No, quello è stato solo un incidente nel quale abbiamo perso. Il povero Johnny ha voluto cimentarsi in una piroetta quadrupla, ma ha perso il controllo ed è precipitato, distruggendo il pavimento. Ora non potrà più ballare per giorni e forse per una settimana intera. Johnny! No! Oh, mamma. Poi però avete anche rapito Gary. Come rapito? Noi non faremmo mai una cosa simile. Gli abbiamo solo dato un passaggio. Gary è il nostro DJ. Che bello, non sono in una banda di criminali. Dovete continuare a chiacchierare ancora molto. Hai ragione, Squiddy. DJ Gary, vai pure con la musica. Vi avevamo detto di stare lontani da questa zona. Ci scusi, agente, noi stavamo solo ballando. E quello lo chiami ballare? Fatevi da parte, bambocci, e guardateci, perché è così che si balla. Oh no, guarda, gli agenti speciali sono qui. Esibizione patetica, fatela finita. E dato che a tutto c'è un limite, ora si cambia musica. Non abbiamo più chance! Quei due agenti speciali sono davvero imbattibili! Lascia fare a Sponge! Guarda, fratello! Dichiaro vincitori il grande SpongeBob SquarePants e gli Sharks! Urrà, Johnny! Evviva, abbiamo salvato la storia! Cosa abbiamo salvato? Allora siamo tutti vincitori! Sì! Caspita, ma cos'è quello? Va tutto bene, signorina Belle? Ha visto che splendida giornata, gente? Devo controllare se ha la patente per poter guidare quel... Non serve la patente per guidare una bolla di sapone. Già, in effetti ha ragione. Allora vada pure, signore. Gary! Non ci crederai, ma sono stato fuori a guidare tutto il giorno. Sì, a guidare. Prima ho guidato sulla via principale. Poi ho svoltato a sinistra al semaforo. Avresti dovuto vedermi. Il mio sogno si è avverato. Sono qui perché vorrei una bolla barca. Anch'io ne voglio una. Una anche per me. Non so se mi è rimasto sapone a sufficienza per accontentare tutti. Per favore. Beh, a pensarci bene, forse potrei attingere alle scorte di emergenza. Ecco una bolla barca in arrivo.
La ringrazio! Guarda in basso, Babbeo! Voglio incutere timore nei cuori di tutti i conducenti! C'è qualcosa di terrificante in quella bacchetta per me? Allora? Puoi scommetterci, Plankton! Accidenti! Sei un citrullo! Adesso sono io il padrone della strada! Voglio incutere timore, timore! Potresti soffiare qualcosa di adatto a uno come me, SpongeBob? Sarà un piacere, Larry! Bravo, questa sì che è una barca con i muscoli! Oh, quanto mi piace la tua barca! No. Se ne soffio uno alla volta, non li accontenterò tutti. Buongiorno a tutti, io sono la signora... La signora Puff. Ora che tutti guidano le bolle, è chiaro che non c'è più bisogno della patente di guida. Oh, mi pare evidente che non ci sia più posto qui dentro per una vecchia insegnante come sono io. Oh! Ma sei bravato di guidare! Devo chiedere di scendere dalla barca, signore. Ha idea del perché l'ho fermata? Ha controllato la mia targa e la mia fedina penale. Cosa? No, il suo veicolo non può circolare. Ora che tutti usano le bolla barche, le vere barche risultano troppo appuntite e affilate per circolare. Ma io non l'ho mai guidata una bolla. Scuola guida per bolla barche? Speriamo non ci sia SpongeBob, 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 speriamo... Buongiorno, signora Puff. C'è SpongeBob. È qui per la lezione di guida, giusto? Non si deve preoccupare. Imparerà da un vero maestro. Wow! Grandioso. Aspetta, com'è elegante! Mamma, quello è il mio papà! Mi piacerebbe! Scusi, signore, lì entra soltanto il personale! Oh, SpongeBob! È davvero strano, è qualche cosa di diverso oggi. Sembri molto più adulto del solito. Probabilmente sono i pantaloni lunghi. Oh, sì, sono quelli! Starai tu alla cassa d'ora in poi! Ora va subito ai fornelli, Squiddy, e comincia a cucinare. Perché, Mr. Crab, perché? È evidente, basta guardarlo. SpongeBob indossa i pantaloni lunghi e tu invece... No! Imparerò subito il suo lavoro. Su cosa facciamo lo sconto oggi? Su niente, noi non facciamo sconti. Quindi quant'è lo sconto per gli anziani oggi? Non c'è lo sconto per gli anziani! Squiddy! Cosa vuoi? Cosa devo fare se dalla cassa mancano 2500 dollari? Va bene, finiamola qui, basta! Capisco che è stato un grave errore metterti alla cassa. Tu sei troppo in gamba per abbassarti a fare uno stupido lavoro come questo, SpongeBob. Tu diventerai il nostro maître di sala, darai il benvenuto ai nostri clienti, li metterai a loro agio con i tuoi pantaloni lunghi. Ok. Salve, come state? Bene, mi pare. Un po' di senape, buon appetito. Questo panino è di suo gusto, signore. Lei è un angelo? No, sono una spugna.
con i pantaloni lunghi. I miei preziosi pantaloni! Cosa c'è, campione? Hai qualche problema con i tuoi pantaloni lunghi? Neanche per sogno, Mr. Crab. È che lavorare come metter qui non fa per me. Sì, hai ragione. Sei troppo fine per questo posto. Mi dispiace, ma in effetti io sono sprecato al Krusty Krab. È arrivato il momento di andarmene. Sa dove sta andando? Sta andando verso l'età adulta. Pago io il conto, insisto! No, tocca a me! Scusate, signore, pago io per voi. È il minimo che possa fare un cavaliere. E poi indosso... Davvero elegante. Devo dire che guardarlo è una vera gioia per gli occhi. No, accidenti! Oh, lavaggio secco, pronta in un'ora. Scontrino, grazie. Come? È già passata un'ora. Faccio un altro giro. Ah, eh? Congratulazioni, ha passato l'esame. Ho un'idea. Voglio provare a fare l'esame coi pantaloni lunghi. Ce la posso fare? Adesso sì che è una vera spugna. Proviamo un parcheggio tra due barche. Ora rallenti. Acceleri un po'. Ehi, non è stato tanto difficile. Pensavo di bocciarla e farla rinchiudere in prigione. Ma grazie ai suoi pantaloni lunghi e al sangue che mi sta andando alla testa, io la promuovo. Sì, ce l'ho fatta, ho preso la patente. Chiudete le porte, sbarrate le finestre, arriva la fine del mondo. Come va la vitaccia, bello? Non male, amico, ma dimmi un po', non ti ho già visto da qualche parte? Difficile, sono un nomade. Sono appena arrivato in città, mi hanno detto che questo posto merita, voglio proprio vedere. Ottimo tentativo, ma so benissimo chi sei. Scusa, di cosa stai parlando? Ah-ha! Ragazzi, cosa sta succedendo qui? Amico, chiedo scusa, puoi pure entrare. E tu che cosa vuoi adesso? Vorrei entrare in questo locale, se non ti spiace. Dopotutto l'acconciatura mi sembra all'altezza. Che fine ha fatto la tendenza degli uomini duri rasati a zero? Ciao, Reg! Che piacere, adesso sì che si fa festa. Oh, vedo che hai un nuovo disegnino. Grazie, e questo è capace anche di muoversi. Vedo. E quell'altro che cos'è? Cosa? Sai, questo non ricordo di essermelo fatto fare. Dai, prova a farlo muovere. Sì, adesso ci provo. Vediamo un po'. Ma aspetta un attimo. Entra pure. Bene, amico, ti ringrazio. Ciao. Magnifico tentativo, piccolo. Ehi, guarda che io stavo davanti a te. Ma figurati. Vuoi forse dire che sono bugiardo? Certo, è della peggior specie anche. Oh, adesso ti faccio vedere io. Come? Basta così, siete duri abbastanza, entrate. Agli ordini. Grazie, Reg. Ehi, e io chi sono? Stavo battendomi anch'io. Tu stavi scappando. Quando ti batterai per davvero possiamo riparlarne. Molto bene, allora credo che sia venuto il momento di fare sul serio. No!
Vuole forse un'altra coppa, lagna? Io non sono una lagna! Calmati, noi siamo tuoi amici. Guarda che i miei amici non frequentano la capanna delle lagne, è chiaro? Sì, diglielo, SpongeBob. Oh, Patrick, che cosa ci fai tu qui? Ci vengo sempre al mercoledì delle lagne. Peccato che ultimamente l'abbiano spostato a venerdì. Oh. Sì, ma oggi è lunedì, però. Oh, allora è il mega lunedì delle lagne? No, è quello di domenica. Per Nettuno! La capanna delle super lagne fa il mega lunedì. No, quello è lunedì delle lagne mostruose. Non ho tempo da perdere io! Devo trovare un tipo muscoloso con cui battermi. È l'unico modo per poter entrare nel Saltis Pitù. No, SpongeBob, non puoi farlo, è troppo pericoloso. Non ho altra scelta. Io avrei un suggerimento. Perché non fingete di battervi? Ehi, questa sì che è davvero una buona idea. Per esempio, potresti fare finta di insultarmi. Io ti aggredisco, tu ti arrabbi, lottiamo e vedrai che alla fine verrai ammesso. Beh, non ho proprio niente da perderci, dai, proviamo. Bene! Ehi, per noi non hai mai trovato un suggerimento. Sono solo un robot, non l'uomo dei miracoli. Buon pomeriggio, Ren. Alto là, moscerino! Tu qui non puoi entrare. Ma perché no? Adesso mi fai proprio arrabbiare. Oh, davvero? Ma certo, mi sa che devo prendere a pugni qualcuno per dare sfogo alla furia che mi acceca. Oh, che paura! Il primo che mi guarda strano, mi spiace, ma farà una brutta fine. Che ne dici di quello? Ah, ma cosa dici? Figurati, quel poveraccio non sta dando fastidio a nessuno. Almeno non come quello là dietro. Chi? Io? Sì, tu. Si vede dalla faccia che mi vuoi prendere in giro. Adesso ci penso io a farti passare la voglia. Se proprio ci tieni, però ti avverto, amico. Si dà il caso che io sia il campione mondiale di... Insomma, io sono... un kickboxer. Non mi importerebbe neanche se tu fossi il nipote di Davy Jones. Sei una botte e fra poco ti stendo. Botte? Nessuno mi può dare della botte! Aspetta, Patrick, sono io quello che deve vincere, non ricordi? Ah, è vero. No, ti prego, aspetta! Ti supplico, abbi pietà di me! Aspetta e vedrai la reazione di Perla. Sì, chi è? Guarda, cara, che ne pensi? Si è tirato al lucido, ti piace? Beh, quantomeno non potrà riconoscerlo nessuno. E adesso ascoltami. Vorrei concludere la serata con la mia immagine sociale ancora intatta. Voglio andare alla festa e farmi fotografare. Voglio anche ballare, bere un bicchiere con i miei amici e soprattutto non voglio fare niente di ciò che fai tu di solito. Scusa, ma la limousine ci sta aspettando. Sul serio? È fantastico! Perché non l'hai detto subito? Su, vieni, adoro le limousine! Facci piano con lui, ragazzina! Non posso permettermi un nuovo apprendista addetto alla friggitoria! Bene, se non ricordo male, la prima cosa da fare... Che emozione! La prima foto del mio primo ballo! Volevi dire del nostro primo ballo? Forza, togliamoci il pensiero. Dai, vieni, SpongeBob! Arrivo subito! Entro l'anno, per favore! Un attimo e sono da te! Commesso! Aspetta! Mi dispiace, non volevo! Eccomi, ci sono! Ucciso!
Sarà un bellissimo ricordo. Guardate, c'è Perla. Ehi là, Perla. Arrivano i miei amici. Presto, fammi a prendere una bibita. Su, sbrigati. Esperto di ballo agli ordini. Ciao, Perla. Come va, ragazzi? Ti presento Billy, il pesce quattro occhi. Conosci già Brian, scatenapesce della quinta F? Ciao. Ah sì, ciao Brian. Allora, dove si è nascosto il tuo cavaliere? Non ce lo presenti? Vogliamo conoscerlo? È laggiù, è andato a prendermi qualcosa da bere. Oh, è per caso quel bel ragazzo alto? Esatto, volevo dire, niente affatto. Dai, andiamo da Cindy, scommetto che è un vestito orrendo. Perfetto, grazie. Oh, molto gentile. SpongeBob, che stai combinando? Ciao, Perla. Prenditi un goccetto, è buono. Sei patetico e anche ridicolo. Che succede? Stai giù, se non ci vede! C'è il mio ex fidanzato, Ottavio Rex! Altrimenti detto alto, abbronzato e affascinante! Beh! Wow! Però c'è sempre un però! Scommetto che non ha mai vinto il trofeo regionale di ballo romantico! Ridammelo! Non ci fare caso, dolcezza! Su, andiamo! Sei pronta? Che stai facendo? Non vedi che tutti gli altri fanno il ballo della botta? Della botta? Oh sì, certo, praticamente l'ho inventato io. Senti, ma sei sicuro di saperlo fare?